Buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera è il nostro ospite, ne siamo molto felici, il neo presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Vittorio Orlandi. Benvenuto, Vittorio. Buonasera a lei. Che io ringrazio molto per aver accettato, dopo così pochi giorni, è stato eletto il 30 di marzo. Di aver accettato l'invito di partecipare a questa trasmissione e di venire a chiacchierare un pochino con noi e con i nostri telespettatori. Allora, Presidente, prima domanda. Che effetto le ha fatto questi giorni in federazione? Perché anche sull'onda delle emozioni, non soltanto delle cose pratiche. Dirò che sono estremamente felice di questo perché è da molti anni che desidero poter contribuire in maniera molto più incisiva sul futuro della nostra equitazione che ha sofferto per troppi anni di problemi, problemi su problemi, e quindi non poteva emergere lo sport come so che gli italiani potrebbero fare. Per cui è stato estremamente piacevole e sono molto soddisfatto ed estremamente fiducioso di poter incidere con il mio consiglio molto su tutto l'andamento. Un consiglio che è quello che lei desiderava soprattutto, no? E che credo questo le possa facilitare il compito. Al 99%, e quindi questo è stato forse ancora un successo superiore alla mia elezione, perché così facendo veramente posso lavorare al 100% in estrema simbiosi con i miei consiglieri. Ma al di là di questo, un pizzico di emozione c'è stata? Molto forte che ho paragonato a quella delle Olimpiadi, che è una seconda Olimpiadi questa, indubbiamente. E fra l'altro devo dire che è andata molto oltre con le mie aspettative. Una delle cose, venendo alle problematiche, di cui si è parlato a lungo in campagna elettorale, in quelli che hanno, diciamo, corso in alternativa a lei, era che lei avrebbe privilegiato l'equitazione di elite senza tenere invece conto della base, dei bambini e delle discipline, diciamo, ludiche. Che è una pura follia, se mi permette il termine, perché prima di tutto voglio ricordare a tutti che ancora molti anni fa io ho pensato alla base, costituendo Pony Club Pony Gran Fiorello. Fiorel d'Italia, che ha lanciato l'equitazione su pony in Italia, che peraltro è molto indietro rispetto a quello che potrebbe essere, perché tra noi della Francia ci giocano 100.000 praticanti. Quindi io confido in un allargamento enorme della base. Ricordo che tesserati sono 110.000, quindi noi potremmo in teoria raddoppiarli. Poi devo dire che è un problema di pura architettura. Una piramide non sta in, un palazzo non sta in piedi se la base non è buona. E quindi è dalla base che nasce il vertice e non viceversa. Quindi è una cosa assurda, quella che alcuni pensano, che vi voglio Infatti gliel'ho tranquillizzare, chiesta proprio per fare certamente. chiarezza su questo e mi chiedevo anche, per esempio, il turismo equestre che può Bravo, legarsi bravo. alla promozione del territorio. Certamente, ci sono parecchie cose, soprattutto i pony, soprattutto io trovo l'endurance. L'endurance è una specialità che ha delle grandi possibilità perché da costi bassi, forse dei più bassi di tutti i settori, permette di competere per qualsiasi settore dell'equitazione, che a livello competitivo comincia già ad avere certi costi. L'endurance è quello che in assoluto costa meno. E devo dire che quando sono andato a vedere le varie manifestazioni, ho sempre visto trailer, non ho mai visto un van. Questo mi piace molto, perché è dimostrazione che la base lì può avere grande soddisfazione, che anche lì si allargherà molto. Cosa pensa della decisione che ha preso la FEI sugli Emirati Mi ha Arabi? fatto molto piacere.
mi ha fatto molto piacere che hanno avuto il coraggio di affrontare il problema grosso, perché sappiamo che nel passato ci sono state delle irregolarità mascherate, nascoste. Invece oggi oramai il doping lo si vince solo rendendo noto a tutti i provvedimenti che si prendono. Il doping messo nel cassetto non serve. I nostri per dire, i cavalieri che praticano, devono, che sono presi dal doping, devono essere denunciati da tutti, come esempio. Allora troveremo un deterrente nel doping. È quello che pensa di fare anche quindi per la federazione. Sicuramente, sicuramente. Tornando all'endurance, lei non pensa che sia una disciplina che prevede un cavaliere che deve avere un'ottima formazione di base? E soprattutto, cioè, io trovo che è la disciplina più complicata per la conoscenza del cavallo. Esatto. Perché sia dal punto di vista veterinario, morfologico, eccetera, che è la disciplina che richiede di più, perché affrontare 160 km o anche solo 90 sono degli impegni enormi, e oltretutto trovo che può essere molto utile la tecnica che loro usano per le altre specialità, perché la preparazione che è veramente pesantissima. E lì devo dire che ho già parlato molto con i vari personaggi dell'endurance, perché vorrei che anche i cavalieri adottassero delle tecniche di equitazione che sono normalissime, ma che siano più rispettose del fisico del cavallo, quindi più in equilibrio, in maniera tale che il cavallo sopporti meglio questi sforzi. Uno dei Moneta mi pare che fa endurance, vero? Questo non sapevo, non ero al corrente. Sì. L'altro, uno sta andando verso i vertici, l'altro credo che faccia endurance. Bene, bisogna coinvolgermi con i ragazzi. Certamente. L'altro tema, siamo fra l'altro nella televisione che è del Ministero delle Politiche Agricole, quindi il tema dell'allevamento del cavallo italiano, del cavallo sportivo italiano, che è di competenza del Ministero. So che lei aveva già precedentemente preso degli accordi, era andato a parlare al Ministero. Qual è il suo progetto? Sì, io sono andato a parlare col Ministero perché era una delle varie cose che ho già fatto prima delle elezioni, perché avendo solo un anno, 11 mesi e mezzo, mi preoccupo di accelerare molto i lavori e quindi per questa ragione mi ero già incontrato per confrontarci e vedere se c'è disponibilità da parte del Ministero di affrontare due problemi. Primo, che il nostro settore entri nell'agricoltura, come oramai fanno tanti altri paesi, che ho ottenuto la disponibilità del sottosegretario. E l'altro problema che ci assilla da tanti anni, quella perché la gestione sportiva del cavallo italiano che entra sotto la federazione, e anche per questo ho avuto la disponibilità. Quindi adesso, appena ho un attimo di tempo che il sottosegretario mi riceve, voglio approfittare subito per approfondire questi due aspetti di un'enorme importanza per noi. La preparazione del sella italiano noi la affidiamo in mano ai cavalieri, mentre per esempio in Germania e altrove esistono dei corsi di formazione specialistici per preparatori di giovani cavalli. Lei pensa che sia possibile farlo anche da noi? Certamente, esiste già un'associazione che è condotta da Vittorio Cavalieri che si occupa di questo. Beh, quanto prima adesso mi incontrerò per vedere se che già presidiato bene questo aspetto con la federazione deve integrarsi, però certamente noi dobbiamo molto acculturare questa tipologia di cavalieri. Sì, e credo anche cercare di selezionare in fretta l'attitudine del cavallo, no? In modo che se uno non ha un'attitudine a saltare vada a fare altro senza finire rotto o stressato. Insomma. Certamente, certamente. E questa che è una prerogativa che mi prefiggo di fare per aiutare l'allevamento, quello di stabilire bene i parametri che noi vogliamo per ogni settore, cioè
è bene che la federazione dia delle indicazioni precise di che cosa si vuole come caratteristiche per ogni settore. Certo. Perché è inutile allevare senza un'ottica precisa. E senza una finalità, certo, mettiamo al mondo dei cavalli, esatto, che poi diventa casuale, complicato. Casuale, che poi si trova l'impiego. Dobbiamo già costruire già preventivamente questi incroci per ottimizzare i risultati. Un'ultima domanda, i proprietari, lei è anche proprietario, beh, lei è stato talmente tutto, che, vabbè, questa, però io ho in mente un'estate, forse dell'altro anno, in cui lei decise che un suo cavallo era bene che tornasse a casa piuttosto che continuare una gara? Certamente, certamente. Con allora, qual è il grande ruolo scandalo del da parte di taluni, grande consenso da parte di altri. Beh, io allora, lo trovo una cosa molto saggia averlo grazie, fatto. Grazie, la ringrazio perché veramente è stato un momento di grossa sofferenza per rispetto nei confronti del mio cavallo, che mi ha fatto soffrire veramente. A parte questo, allora, trovo che le proprietari sono potenziali enormi, che non è mai stato sviluppato e, scusi il termine, ma utilizzato, perché i proprietari non aspettano altro di essere elogiati, considerati, di essere premiati, che è giusto che sia così, perché sono degli artefici incredibili del nostro sport, che sono di un fondamento di estrema importanza. Per cui, finalmente, nella posizione in cui sono oggi, posso veramente fare tutto quello che ho avuto in mente per tanti anni, che però tramite un'associazione privata, l'apice, puoi fare fino a un certo punto. Perché la parola della federazione, per fortuna, in Italia ha un'importanza enorme psicologicamente. Per cui adesso mi riprometto di lavorare molto in questa direzione. Un'ultima... Che ho già lavorato stamattina in questa direzione, proprio per i campionati italiani che avremo a breve. Un'ultima domanda, perché già comincia la vocina nelle certo, orecchie a dire che siamo certo, in chiusura. Lei prima mi diceva, io sono il presidente di tutti, quindi... Ovviamente. Questo discorso della pacificazione, lo vogliamo... Ecco, io dirò che questo termine... Il presidente di tutti, l'ho sentito già troppe volte. Allora? Io preferisco dire che io sono Orlando Vittorio a disposizione di tutti. Veramente, preferisco anche che non mi chiamino presidente. Sì, io questo sono, l'ho visto il primo istante in sala stampa lunedì. Io desidero che se uno fra tutti che è stato eletto e ha questo privilegio di poter aiutare veramente che in fondo... tutto il sistema e devo dire che tutto questo mi dà una carica enorme, è un privilegio enorme e sono certissimo di poter arrivare a delle soluzioni veramente soddisfacenti che anche abbastanza in breve termine. Libero da condizionamenti? Questa è la garanzia. Guardi, io ho fatto un ragionamento semplice. In un anno, 11 mesi, alla mia età, se vengo condizionato, primo di carattere non ci sto. Questo sarà capito. Ecco, prima di tutto. E poi, alla mia età, non posso andare lì solo per essere presidente. A me interessa fare, non essere. E quindi sono libero da qualsiasi condizionamento. Io ringrazio tutti gli amici che mi hanno aiutato, che mi hanno sostenuto, che sono stati veramente di grandissimo conforto e aiuto su tutto il territorio. Però nessuno di loro mi ha detto io voglio questo in cambio, che io non gliel'avrei dato. Allora, ci salutiamo, la ringrazio molto di essere venuta. Grazie a lei. Lei sa che quando vuole e certo, ha voglia di fare altre due chiacchiere con i nostri spettatori, certo, la accoglieremo sempre. Grazie, con grandissimo piacere. Grazie, a me interessa molto, che ringrazio il vostro canale, perché a me interessa molto che tramite i media si possa comunicare con la base, perché tutti capiscano dove la FISE sta andando. La mia attività sarà molto strategica e quindi sono tutte cose già tracciate e quindi chi legge il mio albero capisce dove voglio andare
e tutti ormai, anche i collaboratori stessi ieri che hanno avuto la presentazione del mio programma, perché è importante che tutti sappiano che ora c'è una strategia. Grazie mille, grazie. E buona fortuna. Grazie. E auguri e complimenti. Grazie. Anche. Grazie. 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 Buonasera ai nostri telespettatori, l'appuntamento come al solito è per martedì prossimo alla stessa ora. Buonasera a tutti.